Un saluto a tutti i nostri cari telespettatori e ben ritrovati al primo appuntamento della settimana con l'informazione curata da Antenna 3. In apertura il consueto bollettino Covid. In Toscana sono 933.576 casi di positività al coronavirus, 2.105 in più rispetto a ieri, 21 i decessi. I casi presso l'USL Toscana Nord-Ovest sono 855. In provincia di Massa Carrara si sono registrati 114 nuovi casi positivi in più. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati a pazienti Covid oggi sono complessivamente 769 in Toscana, di cui 33 in terapia intensiva. In fiamme ieri nei boschi di Montignoso, verso l'ora di pranzo si è infatti alzata una colonna di fumo in una zona ricoperta da castagni, querce e piante resinose. A causa del vento si è subito reso necessario l'intervento di due elicotteri del Servizio regionale antincendi boschi, a cui nel pomeriggio si sono aggiunti due Canadair. A terra nel frattempo erano a lavoro le squadre di volontariato dell'antincendio boschivo e operai forestale. La regione Toscana, a causa delle attuali condizioni climatiche, ha pertanto istituito da sabato 12 a domenica 27 marzo, su tutto il territorio regionale, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Emergenza abitativa in Toscana. I sindacati lanciano l'allarme su sfratti, caro affitti e bollette. Sentiamo. Emergenza abitativa in Toscana. CGIL, CISL, UIL e i sindacati inquilini, Sunio, SICET e UNIAT hanno lanciato l'allarme su sfratti, caro affitti e bollette. Forte dunque la preoccupazione per la situazione abitativa del paese, caratterizzata dai pesanti riflessi dell'emergenza sanitaria, dalla ripresa generalizzata delle esecuzioni degli sfratti per morosità incolpevole, dalle decine di migliaia di esecuzioni immobiliari sulla prima casa, anche dalla forte incidenza sui costi dell'abitazione, dei rincari dal 60 al 100% delle utenze domestiche e sugli oneri condominiali per i servizi legati al consumo energetico. Il dato che emerge dall'analisi dei primi mesi del 2022 in Toscana conferma quanto i sindacati avevano già denunciato. L'alto numero di richieste di sfratti non si localizza solo nei comuni capoluogo, ma si estende praticamente a tutti i comuni della regione toscana. I numeri parlano chiaro, solo nella provincia di Massa Carrara si registrano 5 nuove convalide, di cui 3 sfratti mensili con forza pubblica. Per i sindacati la fine del periodo emergenziale legato al Covid non ha portato una risoluzione delle situazioni pregresse, anzi ne ha accentuato la criticità, moltiplicate dall'effetto del caro bollette domestiche e condominiali. Un dato nuovo e allarmante per i sindacati riguarda gli inquilini delle case popolari, dove i canoni di affitto sono sensibilmente più bassi rispetto al mercato. Nel corso del 2021 e dei primi 2 mesi del 2022 la morosità per affitti e soprattutto per la spesa condominiale sta crescendo oltre i limiti fisiologici, attestandosi in media oltre il 12% contro il 4% degli anni precedenti. Domani i sindacati saranno in mobilitazione e in presidio a Roma davanti al Ministero delle Infrastrutture per sostenere le proposte unitarie contro sfratti, caro affitto e bollette a sostegno dell'edilizia pubblica. La provincia di Massa Carrara ha deciso di assegnare un piccolo contributo per favorire la partecipazione dell'Istituto Agrario di Fivizzano all'Euroflora di Genova, che si svolgerà dal 23 aprile all'8 maggio. Come ha spiegato il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, l'Istituto Agrario di Fivizzano ha deciso di partecipare con una installazione che, utilizzando 620 piante su un'area di circa 100 metri quadrati nei parchi di Nervi, riprodurrà una statua stele simbolo della Lunigiana. Lorenzetti ha dunque comunicato che la provincia erogherà un contributo straordinario di 1.000 euro finalizzato all'evento. Amministrative di Carrara. Presentata oggi la candidatura di Andrea Vannucci. A sostenerlo, oltre a moltissimi cittadini, erano presenti tanti rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ma ascoltiamo la sua intervista.
Siamo qui oggi per insomma, annunciare la sua ufficiale candidatura come futuro sindaco di Carrara. Cosa ci può dire in merito e cosa ha lei in più degli altri candidati? Ma io non so cosa abbia in più, so cosa ci mettiamo noi. Ci mettiamo quel po' di competenza, di serietà che ci ha sempre contraddistinto. Abbiamo trovato tanti compagni per strada e quindi siamo felici di inaugurare questa avventura. Il nostro obiettivo è dichiarato, è quello di pensare solo ed esclusivamente alla città. Abbiamo davanti sfide importanti che richiedono attenzione e serietà e ci metteremo quello che possiamo mettere, cioè quel po' di competenza che ci contraddistingue da tempo e soprattutto un bel po' di nuove energie che sembrava una cosa impossibile, ma si sono radunate intorno a un comune obiettivo, quello di mettere mano ai veri temi che la città dovrà affrontare nei prossimi anni. Credo che ciò che è successo in questi ultimi anni abbia dimostrato quanto sia difficile riuscire ad affrontare le sfide con le quali ci troviamo a confrontarci. Noi ne avremo di grandi, avremo da discutere il futuro del sistema dell'escavazione, il futuro del porto, il futuro degli stabilimenti balneari, il futuro dei nostri giovani. Se questa grande onda che abbiamo davanti sarà ben costruita, riusciremo a lasciare una città migliore a chi verrà dopo di noi. Se perderemo questa occasione sarà veramente dura. Proprio per questo motivo noi non abbiamo intenzione di polemizzare, di confrontarci, saranno gli elettori a fare le loro scelte, i loro confronti, ma a noi va bene che tutti ci provino e tutti si mettano a disposizione. La nostra aspirazione è quella di trovare la massima convergenza possibile. Chi ci crede, chi ci ha creduto e chi ci crederà. Sarà possibile per lei la vittoria? Ci sono tantissimi sostenitori che insomma, l'hanno già data per uno dei favoriti, cosa ne pensa? Le vittorie le stabiliscono solo ed esclusivamente gli elettori e la vittoria in questo caso sarà un impegno a non tradire tutti coloro che ci crederanno, ma le ripeto, i voti appartengono a chi li dà, non a chi li prende. Noi mettiamo a disposizione un'opzione, chi vuol crederci fa bene a farlo, chi sceglierà altri avrà comunque il nostro rispetto e la nostra stima. Transizione digitale. La Toscana parte dalla fotografia scattata da Regione, ANCI e UPI sulla situazione delle pubbliche amministrazioni per poter sfruttare al meglio i fondi del PNRR. Ce ne parla Rossella Barattini. La sfida per l'innovazione della pubblica amministrazione per la digitalizzazione dei servizi, capace di semplificare la vita ai cittadini, parte da una fotografia puntuale che Regione, ANCI Toscana e UPI, ovvero le associazioni dei comuni delle province, hanno scattato territorio per territorio, registrando i risultati raggiunti ma anche ciò che manca, i bisogni e le richieste. Un'indagine utilissima per rispondere al meglio e in modo mirato ai prossimi avvisi connessi alla digitalizzazione per definirne la nuova agenda digitale regionale e vincere la sfida di un'innovazione che non lasci indietro nessuno, attenti anche alle nuove minacce sul fronte della cyber security. Con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, come ha sottolineato il presidente della Toscana Eugenio Giani, sono state stanziate infatti risorse importanti per omogeneizzare la digitalizzazione del paese. L'obiettivo, come ricordato dall'assessore ai sistemi informativi della regione Stefano Ciuoffo, invece, è garantire pari diritti e opportunità di innovazione digitale anche agli enti più piccoli e lontani dai grandi centri urbani. La ricerca è partita nel 2021, un lavoro composto da 13 sezioni, della strategia dell'ente alle piattaforme messe a disposizione dalla regione e al cui utilizzo va formato il personale, dalle migrazioni sul cloud alla diffusione di sportelli di attivazione SPID, dalla possibilità di pagare attraverso le app Io e Pago PA. Alla connettività delle varie sedi, dalla presenza di servizi di wifi pubblici per navigare veloci su internet al grado di cultura digitale dei cittadini. La ricerca è stata inoltre l'occasione per aggiornare i rapporti con i comuni sul tema del digitale. Dalla ricerca emerge che il 17% dei comuni toscani ha già un documento per la transizione digitale approvato e il 31% lo sta invece redigendo, quanto alle province 8 su 10 lo hanno già deliberato.
Un comune su due chiede invece approfondimenti e una nuova funzionalità sui servizi regionali che già esistono, da Start, la piattaforma per le gare, a Star, lo sportello unico regionale per le attività produttive, da Iris, servizio per i pagamenti elettronici, verso PagoPA, alla piattaforma ARPA per la gestione delle identità SPID, fino a Smart Regione, la piattaforma Big Data regionale. Tra le province, 8 sono interessate ad integrare i propri servizi sull'app IO, 6 invece ad accrescere l'integrazione con lo SPID. Sempre 6 province vorrebbero approfondire l'accesso alle banche dati di interesse nazionale. Inoltre, oltre 40 comuni hanno affrontato il tema dell'alfabetizzazione informatica dei cittadini con sportelli dedicati e più di 50 con iniziative dedicate alla terza età, ma anche rivolgendosi in più occasioni ai giovani, studenti, stranieri, professionisti ed imprese. Quanto al cloud, un comune su 4, circa il 26%, dichiara di avere una migrazione già in corso e il 60% richiede un supporto di formazione. Interessate anche le province, la regione offre infatti a tutto il territorio il sistema cloud toscano. A ridosso del 21 marzo, giornata della memoria, l'Associazione Culturale La Rivincita, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Massa, ha organizzato un evento rivolto in prevalenza ai giovani attraverso la presentazione di un libro scritto dalla palermitana Francesca Lamantia. Relatori di spicco, Giovanni Paparcuri, superstite di mafia, che collaborò con i giudici Chinnici, Falcone e Borsellino, e oggi gestore e custode del bunkerino dove si trovano le stanze blindate, in cui si riuniva il pool antimafia e dove i giudici trascorrevano 12 ore al giorno su 24, e oggi fruibile agli studenti in visita didattica. L'onorevole Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento Giustizia e Antimafia, ha poi focalizzato l'attenzione sui volti dell'antimafia, sul ruolo centrale della cultura e dei giovani. E stasera ricordiamo tutte le vittime di mafia, le cui vite avevano lo stesso valore e le loro famiglie hanno provato e continuano a provare lo stesso dolore. Loro non erano nomi, ma persone, idee e valori. Sull'argomento questa sera alle 21:30 su Antenna 3 andrà in onda uno speciale dedicato a questo evento, quindi mi raccomando, non perdetelo. Inno a Massa di Decimo del Fiandra nel Parco dei Quercioli. È stata inaugurata l'ultima stele nel Parco della Poesia Dialettale Massese alla presenza delle autorità. Lo vediamo insieme. Oggi siamo qui al Parco dei Quercioli, il parco dedicato alla poesia in dialetto massese, e siamo qui ad inaugurare una stele con incisa la poesia di Decimo del Fiandra, l'inno a Massa. Decimo del Fiandra, che è stato per tantissimi anni, per 30 anni, segretario del premio letterario San Domenichino. A celebrarlo, oltre al professore Pedrenzani, di cui è stato a lungo amico, Fabio Cristiani, l'attore Fabio Cristiani, leggerà, reciterà la poesia Inno a Massa. Giardin d'Italia, o Vaticaro, alle Massa nostra dai monti al maro, sulle hai fa perno la gran natura, con la virzura e l'aminità. La somarina alle un amoro, d'un verdo coro un miludiar. Anche quest'anno, sempre nel Parco dei Quercioli, continuiamo questa tradizione del voler installare delle stele di marmo con delle poesie di nostri poeti locali. Quindi siamo partiti con Bellugi per arrivare poi a Marcello Betti, e questa volta è Decimo del Fiandra, di nuovo una poesia in massese per continuare questa tradizione sul Parco dei Quercioli. Quella di oggi è una giornata davvero importante, importante per tutta la città di Massa, ma anche e soprattutto per l'Associazione Culturale San Domenichino. Ricordare Decimo del Fiandra infatti è non soltanto un atto dovuto, ma è anche un grande piacere per chi come me oggi e da qualche anno è presidente dell'Associazione San Domenichino. Se il nostro premio è arrivato quest'anno alla 63esima edizione e se fa parlare di sé in tutta Italia, lo dobbiamo anche al contributo prezioso che negli anni Decimo del Fiandra, nella sua veste di segretario del premio San Domenichino, ha portato. Oggi arriviamo a celebrarlo, ne onoriamo la memoria, ma la figura di Decimo del Fiandra è sempre presente nella nostra comunità ed è sempre presente tutte le volte che la comunità massese, e in specie il San Domenichino, celebra la letteratura.
le sue montagne linde e serene, le sue colline colme, ripiene di vigne care, di verdi ulii, castagni ombrosi e murmurì di cristalline medicinali ole alcaline. Mentre giù il pian è già fiorito d'aranci, palme, orti e giardini. E tutto quanto è già un invito, è già un amore, quest'angulino. Grazie. Grazie. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, a tra poco. Quindi stasera usciamo e ti porti di nuovo Marco? Eccolo. E comunque, sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Ecco, lo dice pure Marco. E io domani sera sono pure libero. Scendo. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. Nuova DR 5.0 full optional di serie da gennaio in pronta consegna. DR, puoi avere tutto, tranne un amico di cui fidarti. Il 3 aprile da MB Garden è la festa dell'azalea, una giornata speciale. I colori delle azalee faranno da magico sfondo a spettacoli, sfilate e all'elezione di Miss Primavera. Il 3 aprile è la festa dell'azalea da MB Garden, in via Aurelia Ovest a Massa. Ci sarà anche una fiera agricola. Ah, le azalee sono in offerta dal 3 al 10 aprile a 7,50€ e una parte del ricavato sarà devoluto all'Ospedale del Cuore. Media partner Radio Bruno. Vi aspettiamo! La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti. Con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Vi aspetto come al solito al giovedì sera, ogni due settimane, su Antenna 3 dopo il TG per la rubrica Un quarto d'ora con il sindaco, nel corso del quale cercherò di rispondere alle vostre domande. Vi ricordo che potete scrivere al sindaco risponde @antenna3.tv un'email oppure un messaggio WhatsApp al 351 6190 419. Grande successo per il progetto Rose per Carrara lanciato nel 2021. L'obiettivo è creare una parete piena di rose, di ogni forma e colore, tutte realizzate a mosaico. Sono ormai 337 le rose arrivate da ogni parte del mondo, da ben 20 nazioni diverse. Tutte andranno a creare un quadro colorato ed emozionante, da comporre poi sulla parete individuata in via del Cavatore. A contribuire al progetto anche l'Associazione per i diritti degli anziani, ADA, di Carrara e Fosdinovo. L'associazione ha infatti donato due rose in mosaico create da una socia. Inoltre a San Valentino ha sottoscritto l'iniziativa Adotta una Rosa, scelta nel roseto messa a disposizione dai promotori con una sovvenzione economica al progetto. Sabato 26 alle 17.30 si svolgerà a Palazzo Ducale un incontro intitolato Oltre la Mimosa, storie di vita e lavoro al femminile, organizzato dall'associazione Innova per riflettere sui diritti delle donne. A parlare saranno 10 donne diverse per età, lavoro, esperienza di vita, che si confronteranno raccontando ognuna la propria esperienza professionale e le proprie riflessioni. L'evento è aperto al pubblico, saranno obbligatori il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2. Sarà necessaria la prenotazione attraverso una mail a innova.massa@gmail.com o al numero 333-384-7148. Siamo adesso arrivati al momento degli auguri, quindi tra pochissimo andremo a scoprire chi sono i festeggiati, però tra gli auguri vi renderete conto che c'è anche un festeggiamento particolare. Oggi festeggiamo noi di Antenna 3.
perché sono ben 42 anni che lavoriamo per voi, per entrare nelle vostre case e portare l'informazione, approfondimenti e tanto altro. Cioè, diciamo che riusciamo ad essere qua nonostante le mille difficoltà, e vi assicuro che non sono poche, però quello che sempre ci sarà e che non mancherà mai sono il cuore e la passione che tutti noi di questa grande famiglia che è Antenna 3 mettiamo in quello che facciamo. Quindi auguri a noi di Antenna 3. Lo sportello I Mutari della Master, società partecipata dal Comune di Massa, presente al primo piano del Palazzo Comunale, conferma in via definitiva gli orari che ha praticato a partire dal mese di gennaio, e quindi sarà aperto lo sportello I Mutari martedì dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, su appuntamento, mi raccomando. È inoltre possibile contattare gli operatori I Mutari dal lunedì al venerdì al numero 0585 883699, oppure tramite mail all'indirizzo tari@mastermassa.it o imu@mastermassa.it. Dal 23 marzo al 2 aprile, dalle 8.30 alle 13.30, presso l'ufficio URP del Comune di Massa, in via Porta Fabbrica 1, saranno distribuite le tessere per l'isola ecologica automatica interrata di Piazza Liberazione da parte degli operatori di Asmio. La distribuzione è attiva da lunedì al sabato in orario continuato. Possono ritirare la tessera solo le utenze domestiche. Le utenze non domestiche, invece, proseguiranno con il sistema di raccolta domiciliare già in vigore. Come di consueto, il ritiro deve essere fatto dall'intestatario Tari o in alternativa da un delegato, purché porti con sé copia della Tari o un bollettino pagato, quindi con pago PA. Le utenze domestiche che passeranno al sistema delle tessere elettroniche sono quelle presenti nella lista che state vedendo in sovraimpressione. Giovedì 24 marzo saranno effettuati i lavori sulla rete dell'acquedotto servente il Comune di Carrara. Quindi dalle 9 alle 12 verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via Felice Cavallotti, nel tratto da viale Galileo Galileo a via Rinchiosa, in località Marina di Carrara. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 22 marzo. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli e mare poco mosso. Mercoledì 23 marzo. Tempo sereno, temperature in rialzo, venti deboli e mare quasi calmo. Andamento nei giorni successivi. Tempo stabile, temperature in aumento, venti deboli e mare quasi calmo. Per informazioni visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.